Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Allora, avevo detto che volevo resistere fino alla 1.0 di Stable Diffusion XL, ma no, stanno passando troppi giorni e non si sa esattamente quando uscirà questa 1.0 benedetta, e quindi, avendo visto che è uscito il nuovo branch della Web UI di Automatic 11.11 dedicato a Stable Diffusion XL, ho visto che si può usare la 0.9, allora ho iniziato a usarla. Ho deciso di farvi una guida per tirarvi dentro anche a voi, così iniziato a usare Stable Diffusion XL e vedete come funziona e tutto. Piccola parentesi, si riesce a lavorare con 8 giga, quindi ce la facciamo anche se siamo un po' tirati, però guardate la guida, vedete tutto come funziona, come si installa e tutto quanto, e ci vediamo dopo la guida. La prima cosa che dobbiamo fare è scaricare i modelli. Al momento ne sono usciti due, sempre della 0.9, cioè il Base e il Refiner. Da quello che ho capito io, Automatic 11.11 ancora non supporta il Refiner. Probabilmente lo supporterà più avanti, ma magari già con la 1.0, però visto che vogliamo provare la 0.9, potete scaricare anche solo il Base. Qua io ho già dato l'ok al disclaimer, se no dovrete dirgli sì per procedere, mettere alcuni dati, ma non è un problema. Fate file inversi, andate qua sotto e come sempre cliccate sull'iconcina e vi scaricate ben 13,9 GB di modello di Stable Diffusion XL. Ora che l'abbiamo messo in download, dobbiamo pensare alla web UI per Stable Diffusion XL. Quello che vi consiglio io, visto che alcune cose andranno a differire rispetto agli altri modelli passati, è di fare una nuova cartella, in modo tale che così avete la cartella per Stable Diffusion 1.5 o 2.0 gli altri, e avete la cartella nuova di test con Stable Diffusion XL. Quindi possiamo rifarci le guide che vi ho già messo sul canale più volte. Avrete quindi già Python, già Git, saltiamo tutto quel procedimento. Se non avete ben idea, guardatevi anche l'ultima guida che ho fatto, che spiega bene esattamente, perché non cambia nulla, dobbiamo fare solo dei cambiamenti dopo, una volta fatta la cartella. Quindi ci copiamo sempre il nostro comando Git, faccio una nuova cartella da contenitore, qui sempre cmd e invio, così siamo già dentro, facciamo incolla e invio. Ok, così mi ha creato la mia cartella di Stable Diffusion. Questa, se l'avviate, è la stessa identica dell'altra volta, non è cambiato niente. Infatti noi dobbiamo cambiare qualcosa qui. Qua in alto fate sempre cmd invio, così siamo nel prompt esattamente in questa cartella, e seguendo la pagina dedicata al nuovo branch per Stable Diffusion XL dobbiamo dirgli git switch sdxl. Lo incolliamo, facciamo invio, e in questo modo abbiamo impostato questa cartella per seguire questo branch in particolare, non quello principale, diciamo, perché ancora in fase di test questo branch. Prima di far partire il file web UI user bat, facciamo una piccola cosa, ovvero vi conviene andare in models Stable Diffusion e buttare qua i modelli, così almeno vi salta il passaggio di scaricamento del modello di base. Poi sempre prima di partire li facciamo mostra altre opzioni, modifica, e qui dobbiamo mettere alcuni comandi. Uno è spiegato qui in alto, cioè ha bisogno di no alf by e va impostato qui. Gli altri sono aggiuntivi, nel senso che la mia scheda video non ce la fa altrimenti a elaborare, e devo mettergli med vram. In questo modo va un po' più lento, è normale, ma almeno ce la fa elaborare. Ho provato anche con low vram e chiede ancora meno vram, però considerate che io con la 8 giga ce la faccio con med vram, però sono un po' al limite, cioè nel senso che vedo che sta proprio a filo. Qui ovviamente potete aggiungere come sempre xformer, anche se bisogna vedere se con Stable Diffusion XL migliora qualcosa. Io ho provato con e senza, non ho visto differenze enormi, però nel dubbio li metto. Dopodiché, in modo tale che si lancia da solo una volta che ha finito tutti i controlli. Poi qua sotto io preferisco mettere git pull, ma decidete voi se metterlo, perché in questo modo ogni volta vi aggiorna la web UI. In questo caso, essendo una cartella di test, forse conviene, perché così almeno è sempre in linea a tutti gli aggiornamenti che stanno continuando a fare. Si salva. Tornando nella nostra cartella, questo è il momento ideale per spostarla dove volete, così almeno poi vi fa tutti gli scaricamenti, tutte le cose che servono. Quindi una volta che siete nel punto dove volete metterla, entrate dentro e fate doppio clic su web UI user bat. Così facendo parte a scaricare tutto quello che gli serve a fare i settaggi finali. Successivamente, avendo messo il comando auto launch, vi apre subito la vostra web UI. Io l'ho già creata da un'altra parte a fianco a quella vecchia, cioè questa ho la 1.5, la 2.0, e qui ho la XL. La lanciamo, vedete, riparte con gli arguments che gli ho dato io. È tutto in fase di aggiornamento, quindi alcune cose le scoprono man mano e vedono
cosa può essere utile e cosa no. Mi avvio sui modelli che ho su, li ho scaricati entrambi, per il momento uso il base. Vi faccio vedere una elaborazione che ho fatto prima, che sono sicuro che va, quindi riprendo tutto. Lascio tutto così com'è perché ancora non ho capito qual è il sampling metodo migliore. So che alcuni non vanno, però come elaborazione di base lascio Euler A per farvi dare un'idea. E poi questo dettaglio: dovete elaborare a questa risoluzione, da quanto ho capito, per non avere problemi. Questo capite che raddoppia la richiesta rispetto alla 1.5, però nonostante tutto vi faccio vedere che non è così lento usando MAD VRAM. Se voi avete più VRAM e riuscite a non metterlo, probabilmente andate ancora più veloce. Quindi faccio genera, vi faccio vedere anche la richiesta di VRAM nel frattempo. Vedete che sono proprio a filo. Nella parte finale si ferma perché, da quanto ho letto sulla pagina, applica il VAE e qui c'è un momento di rallentamento, però poi l'immagine riesce a elaborarla comunque. Quindi tutto sommato si riesce a elaborare, non ci sono grossi problemi. Ora proviamo magari a mettergli uno di questi e a mettere qualche step in più. Vediamo quanto va in crisi. Mi viene da pensare che l'Airs Fix è proprio off limits, però già elaborare a 1024 non è male. Mettiamogli random e faccio genere. Purtroppo credo che la velocità così bassa sia proprio dovuta al MAD VRAM. Con la versione 1.5 avevo valori comunque un pochettino più alti, non esageratamente più alti, però comunque sia è ovvio che una generazione la facevo in qualche secondo, ma sempre considerando che era a 512x512. Qua siamo al doppio della risoluzione. Dalle generazioni che ho fatto ho visto comunque un maggior realismo mettendo poche cose, senza dover impazzire con prompt o cose simili. Ok, in questo caso mi sta andando, mi ha fatto l'errore anche OBS Studio. Ok, perfetto, è saltato OBS e quindi dà un'idea che sì, è più pesante. Cambiando il sampler e mettendone uno più di quelli pesanti e aumentando gli step, nella fase finale è andato oltre, però è riuscito a elaborarmi, probabilmente anche perché c'era OBS. Guardate, devo dire, il risultato, se si affina ancora un po' il prompt e si fanno un qualche miglioramento, cioè già così è spettacolare secondo me, per quattro cose che ho scritto. Perché lasciamo stare il negative prompt perché è una roba buttata proprio lì, di quelli che avevo accumulato nel tempo, però prompt è veramente semplice e già avere questi risultati è fantastico. Se poi uno riesce ad attivare l'Airs Fix e farlo ancora più grande, penso che potrebbe avere un risultato veramente stupendo. Sono veramente curioso di vedere la 1.0 che miglioramenti può dare, perché già questo è fantastico. Ovviamente dovendo elaborare a 1024x1024, secondo me le richieste per forza aumentano. Credo però che si riuscirà a ottimizzare tanto nel tempo e magari un po' di VRAM si inizierà a risparmiare più avanti. È ovvio che si può ottimizzare quanto si vuole, però se qualcosa occupa tanto sarà difficile tirarlo giù di tanti giga. Quindi secondo me a questo giro chi ha una scheda video da 6 giga di VRAM avrà molte difficoltà, considerando che devo ancora testare l'Airs Fix. Secondo me con gli 8 giga non è fattibile. Vedremo più avanti, magari le schede video adesso inizieranno un po' a scendere, non si sa, o comunque la 4060 da 16 giga sicuramente verrà venduta a prezzi folli appena esce, però vedendo le altre sue sorelle come si stanno deprezzando, magari ci va bene, inizierà a costare poco. Quella secondo me potrebbe essere già un'ottima scheda video per fare queste elaborazioni. Vi metto una comparazione delle elaborazioni che ho fatto con la 0.9 di Stable Diffusion XL e la 1.5, la 2.1 e la versione 4 di Realistic Vision. Ho fatto il test su due sampler a 20 step. Come potete vedere, la differenza, nonostante non abbia fatto un prompt così esagerato, è molto marcata. Così come usando un altro sampler, però questo giro a 40 step, e vedete come gli altri modelli passati con un prompt semplice davano risultati spesso pessimi. Per riuscire ad avere un bel risultato, o si usa ControlNet o è veramente difficile solo col prompt spesso avere subito un bel risultato. Ecco, nota dolente al momento, per questo vi ho detto di fare un'altra cartella, ControlNet non funziona ancora con la 0.9. Secondo me gli aggiornamenti più grossi li vedremo quando esce la 1.0. Adesso è per testare, io vi consiglio, fate due cartelle come vi ho fatto vedere, così continuate a generare anche con quelle vecchie e avete anche la XL e potete iniziare a mettere in crisi la scheda video e tutta la VRAM che avete a disposizione fino all'ultimo megabyte. Quindi ci vediamo alla prossima guida, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, così vedete anche i post e tutto quanto, e ci vediamo alla prossima. Allora, ciao.